zia. Eccoci qua, sì. Allora, siamo sempre in ospedale, giusto? In ospedale. Allora, ieri in America hanno presentato il nuovo iPhone, giusto? Sì. Come premessa, diciamo subito che la presentazione doveva essere incentrata sull'iPhone economico, sì, e sul nuovo top di gamma. Adesso sono... Se per pensare questo, mi doveva fare una riunione per risparmiare su un telefono, che già tanto così guardato il telefono, tanto cercano di guardarlo, di non spendere tanto, perché vedono di quei telefonini con quello con quell'altro, di vedere di collaborare, se si arriva a andare avanti bene. E chi vuoi guardare a lanciare uno adesso con quello di economia, è ridicolo pensare. Ma il bello è che questo fantomatico iPhone economico non è tanto... Prende in giro quello che mi pare a me. Non è tanto economico, sai? Economico non prende in giro, credo che sia economico il telefono. Infatti... Il telefono è la cosa più cara, il telefono è la cosa più cara che... Difatti adesso piano piano parliamo della conferenza e concludiamo con i prezzi. E sarà tanto da ridere, zia, quando parliamo dei prezzi. Sì, quando hanno concluso. Allora, prima di tutto, come sempre, è salito sul palco Tim Cook, no? Sì. E ha parlato dei soliti dati dell'Apple, guadagni, dell'iTunes Festival, ovvero di queste 30 notti di musica a Londra, no? Poi ha parlato dei soliti negozi che hanno aperto in giro per il mondo. Dopodiché è salito sul palco Craig Federighini, giusto zia? A parlare di iOS 7, che uscirà il 18 settembre, scusa. Sempre. Quindi fra una settimana. Evito di parlare delle novità di questo sistema operativo, perché ormai tutte le conoscono. Per mio conto, dove hanno fatto male da due telefonini a meno preso, così che meno preso con la... Devono fare una taglia unica, dare un taglio unico e fare una spesa unica con i telefoni. Allora, in questa nuova versione ci saranno nuovi sfondi e nuove suonerie, hanno fatto vedere sul palco. Sì, andranno adesso. Allora, sarà compatibile qualcuno deve pagare quelle spese che qualcuno deve pagare. Con iPhone 4 in giù, iPad 2 in giù, iPad mini e iPod touch di quinta generazione. Con il rilascio di iOS 7, zia, tutta la suite di iWork e iPhoto e iMovies diventeranno gratis per tutti i clienti Apple. Quindi, per migliorare la produttività con gli iDevice. Dopodiché è salito sul palco Philip Schiller e ha parlato di questo iPhone economico. Allora, il nuovo iPhone economico, zia, si chiama iPhone 5C. La C sta per colorato, per color, perché questo nuovo iPhone è tutto colorato, no? È fatto di plastica in policarbonato e disponibile in molti colori. Difatti ce l'abbiamo verde, bianco, nero, bianco, blu, rosso e anche giallo. Ricorda come materiali molto l'iPhone 3GS, secondo me come forma il migliore iPhone che ci sia mai stato. Avrà sempre un display retina da 4 pollici, il processore è lo stesso dell'iPhone 5, quindi troviamo la 6, la fotocamera da 8 megapixel e hanno fatto delle custodie con i buchi. Con i buchi sul retro, zia, custodie colorate in modo che ognuno può fare 1000 versioni. Dopodiché, hanno presentato un nuovo top di gamma, l'iPhone 5S. Sì. Con la S questo. Con la S. Come previsto... Cercano di portare l'aziendale della Nica Sali, se sono lo stesso, dai. Anche cercano di fare economia, cercano di cacciare... C'erano dei rimetti di una parte per incassarli di quell'altra. Come previsto su internet, il telefono sarà disponibile in bianco, oro e color grafite. Nel tasto home ci sarà integrato un sensore per le impronte digitali per sbloccare il telefonino e fare acquisti senza digitare sempre la password su iTunes, App Store e iBook Store. Troviamo come processore il nuovo A7, il primo processore per telefonini al mondo a 64 bit. Come complemento troviamo il processore M7, che è un coprocessore per fitness e salute, quindi tutte le applicazioni che richiedono, che sfruttano i movimenti del telefono.
Abbiamo l'OpenGL EES 3.0, quindi avremo una grafica strabiliante su questo nuovo prodotto Apple. Difatti è stato già presentato Infinity Blade 3, che sfrutterà al massimo il nuovo telefonino. La fotocamera ha il doppio flash LED, quindi la possibilità anche di fare video in slow motion. I video saranno anche a 120 frame per secondo. E avrà delle custodie in pelle. Custodie carine, io penso di prenderla rossa. La batteria, zia del telefono, è sempre la solita schifezza. La batteria non dura sempre un tubo, quindi il solito telefono sempre in carica. Allora, i tagli sono sempre i soliti, 16, 32, 64 giga, e sarà dal 20 settembre in tutto il mondo disponibile, quasi in tutto il mondo. Cioè, perché? Telefonica. Ascolta zia, dal 20 settembre il telefono esce nella maggior parte dei paesi. Sì. 20 settembre. In Italia, secondo te, quando esce? Ma se, prima di in Italia sempre, sono sempre dopo di arrivare, perché sono tanti... Tanti stati intorno. Pensa zia, esce in tutto il mondo, nei stati principali, quindi Inghilterra, Francia, Germania, il 20 settembre. E da noi uscirà entro dicembre. Entro dicembre, bambino. Quindi quasi 2 mesi dopo, sempre gli ultimi. Pensate che 2 mesi loro lavorano sotto e hanno già i suoi... Sempre ultimi siamo, in Italia, zia, no? Allora, i prezzi, parliamo dei prezzi, stai pronta, Che non ti venga un infarto. Non sono sicuri, però l'iPhone 5S dovrebbe mantenere gli stessi prezzi dell'iPhone 5, quindi 729, 829 e 929. Adesso parliamo dell'iPhone economico. Allora, economico zia, cosa vuol dire la parola economico secondo te? Economico, vuol dire economia, no? Sì, ma vuol dire che costa poco, giusto? Vuol dire che tu riesci a spendere 106... 100 lire un tocco di pane, fendi 50, è un altro posto che è più economico, che costa meno. Ecco, quindi se io ti dico, zia, è uscito il nuovo iPhone economico, tu quanti soldi pensavi che costasse? Non so, non ho la minima idea. Boh, ma un telefono economico costa massimo, diciamo, 400 euro per essere uno smartphone anche dell'Apple. Il massimo. 400 euro uno pensa, no? Invece dicono delle voci che il telefono partirà con un prezzo di 599 euro, quindi 600 euro. Sì, sì, sì. Ma sono matti, no? Ma dai, quando c'è finito, cosa dovrà costare? No, ma dicono che costerà 600 euro. È che economo, che economia che hanno. Non è economico, no? È tanti soldi. Quindi cosa dici tu? Sono matti? Ma bisogna vedere, bisogna provare per vedere. Allora, dopo ieri, finito il keynote, hanno rilasciato la Golden Master di iOS 7, che ho già installato, e hanno rilasciato anche un nuovo colore per tutta la linea di iPod, questo grigio siderale, diciamo, che si chiama così. Quindi per quest'anno nessun aggiornamento per la linea iPod, hanno messo un colore in più e la linea rimane la stessa. Quindi, ricapitoliamo, hanno rilasciato 2 iPhone, uno il top di gamma, che acquisterò io in versione bianca da 32 con la custodia rossa in pelle, e l'iPhone economico, colorato, che poi alla fine tanto economico non è. Giusto? Quindi, un tuo pensiero. Un tuo pensiero. Tutti sti soldi per sti telefoni. Tutti sti soldi, qualche parte devono andare dopo. Sì, ma tanti soldi per un telefono, non è troppo? È ridicolo. Tanta gente che ha fame e non ha questo soldo per il pane, no? Ma la gente non pensa a mangiare, pensa al telefono ormai. Siamo ridotti che tutti vogliamo stare alla moda. Pensano al lusso. E non pensano ai beni di prima necessità, giusto? Pensano al lusso. Come pensavo di bere un caffè e non è neanche quello, no? Niente. E si pensa solo al telefono, non si pensa a una goccia di caffè per una malata. Quindi? E quindi... Non è la macchinetta di caffè, certo. Un saluto a tutti. Sì. E alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao.